Bella ragazzi, qui Tom Mere. E oggi ho un commento un po' speciale perché sto giocando a COD 4 Modern Warfare. E sì, ho voluto prendere un attimo una pausa da COD 6 perché onestamente mi piace molto questo gioco. Molti me l'hanno consigliato e ho detto sì, proviamolo. Sono andato al GameStop e l'ho comprato, costa 29 euro usato, quindi non costa neanche tanto, 40 euro nuovo. E sì, mi piace molto. Comunque in questa partita userò l'MP5 con mirino laser, che è un'arma che onestamente mi piace perché non so dare spiegazioni sul perché mi piaccia. No, perché ha un razzo di fuoco alto e fa anche abbastanza danni. E poi si può fare cose così con mira stabile, cioè anche senza mirare ammazzi a persone facili. Comunque sto usando l'MP5, mirino laser e secondario una pistola che non so onestamente il nome, non so neanche il nome della mappa. E sì, poi sto usando allora RPG per 2 come bonus blu, come bonus rosso potere d'arresto e come bonus verde mira stabile. Sì, l'RPG in questo gioco, per chi come me ha iniziato la sua esperienza in COD con COD 6, è un bonus che ti dà due colpi di RPG, insomma. E questa partita è una partita un po' di merda, nel senso che lagga un casino. E sono contro una squadra di camper assurdi. Non fanno altro che camperarsi in quell'edificio dove stavo sparando RPG. E tutto il gioco stanno lì fermi. Ma vabbè. Comunque le ricompense uccisioni sono UAV, raid aereo e elicottero. Sì, perché non sono personalizzabili. E per un certo martirio, per un certo verso mi piace questa cosa che non siano modificabili, perché l'UAV almeno è una cosa da giocatori di squadra, perché ce l'hanno tutti. E poi vabbè, il raid direzionale non è che mi piace molto. Minchia, questo è il mio computer che non so, rompi coglioni, ma vabbè. E poi c'è l'elicottero che fa il suo lavoro. Ecco una cosa, l'elicottero, quando si prende un elicottero, io consiglio di chiamarlo dopo, perché poi conterà le kill che fa questo elicottero, conteranno per la vostra serie. Quindi mettiamo che faccio una kill con l'MP5, no? Poi chiamo l'elicottero, l'elicottero mi fa due kill, posso chiamare un UAV. Mi sono spiegato? E niente, sto giocando a cos'è che è? Deathmatch a squadre, non so se mercenario o meno. E qui raccolgo un bel AK-74U che onestamente non so che arma sia. E niente, provo a usarlo perché avevo finito le munizioni dell'MP5. Comunque COD 4 mi piace molto. Qui tiro su un'arma che non so cosa sia. E dato che sono un essere geniale, mi chiamo il raid aereo in testa, così che posso morire. Oh mio Dio, che coglione. Comunque, niente, cosa c'è da dire? Cosa vi consiglio di fare in COD 4? In COD 4, per divertirvi, vi consiglio di usare l'MP5 e correre e ammazzare la gente, che è molto divertente. E vi consiglio di usare l'M16, che è un'arma che a me sembra fortissima in questo gioco. E se vi diverte cecchinare così, M403, credo che sia. È un'arma che mi piace molto, è un cecchino ed è divertente da usare. Comunque qui chiamo il mio bel raid direzionale, con il quale non credo di fare molto, una kill forse se mi va bene. E sì, volevo parlare un attimo, non so, molti mi hanno chiesto che squadra tifo. Io tifo Inter, interista tutta la vita, però non mi appassiona molto il calcio, almeno non ultimamente. Preferisco guardarmi, non so, partite pallanuoto in streaming e così via. Comunque, non so, quelli, ho visto gente su Makima che dice che camper, che era un camper così. Cioè, onestamente nella nuke su Roundown, ok, ho camperato perché va bene, è vero. Ma, cioè,
Non so come fanno a dire che io campero, perché almeno a me non sembra, visto questo video poi. E vabbè, sì, un'altra cosa su Code 4, si può usare come secondario solo pistole, che secondo me è una cosa più giusta, perché cazzo, usare una secondaria come lo SPAS in Code 6 basta, qui inseguo un tipo perché ho finito le munizioni, e cazzo, ammazzi in un colpo. Mi sembra più bilanciato usare come secondario delle pistole. Qui c'è un tipo geniale che si sta scopando si sta scopando il terreno, non so che cazzo stesse facendo. Oh mio Dio, qui un grandissimo, anche lui, che sta piazzando le sue claymore e non si accorge che io passo. Sì, anche qua ci sono le claymore, però non sono sciacallabili, diciamo, cioè non sono accumulabili. C'è solo il bonus claymore per due e così via. Qui sono un coglione perché con quest'arma non si può ammazzare le persone da lontano, almeno non come sto facendo io. Quindi se lo usate, sparate a raffica, o quando una persona è lontana proprio non sparate, perché rivelerete solo la vostra posizione. Vabbè, il video qui finisce. Bella! Bla!